perché noi non possiamo continuare, quando parliamo di lavoro, vedere un bollettino di guerra come quello al quale stiamo assistendo, che è quello dei morti sul lavoro. E quindi penso che l'impegno che noi dobbiamo affrontare, premesso che ogni morte sul lavoro ha una storia a sé, ci possono essere persone che perdono la vita nel lavoro perché non sono rispettate le regole della sicurezza, altre per una tragica fatalità, altre magari per eccesso di padronanza del mezzo, come si dice, però in generale questo bollettino di guerra lo dobbiamo combattere, lo dobbiamo fare con le regole sicuramente come istituzioni. Non faccio parte della categoria che pensa che gli imprenditori siano dei lazzaroni, perché gli imprenditori sono i primi, i nostri imprenditori, ad essere attenti e a voler fare in modo che non ci siano infortuni sul lavoro, ma anche noi cittadini, perché a volte, se leggete la storia di molte morti o infortuni gravi sul lavoro, sono storie magari di lavoretti fatti in casa da qualcuno, di poca sicurezza, della scala posata male, di acrobazie avventurose su qualche tetto. Ecco, magari anche a volte l'occhio del vicino aiuta, non dico che dobbiamo far diventare un popolo di spie, ma comunque renderci tutti partecipi di questa sfida. Guardate che il lavoro è sacro, ma è altrettanto sacro il fatto di portare a casa la vita andando a lavorare e non perdendola sul posto di lavoro.